Che tipo di terreno c'è qua? Argilla, marna, argilloso, arenaria anche qui, sì. È una roccia della sabbia compressa, no? Che si è sedimentata. Questa tende ad accumulare acqua. Acqua e poi piano piano la rilascia, per cui le radici quando penetrano in profondità poi assorbono e attingono tutta l'acqua mineralizzata, insomma. È per quello che poi sanno il gusto un po' sapido minerale, no? La caratteristica fondamentale è per il prosecco è il terreno drenante, non devono esserci stagnazioni. Più umidità, più acqua stagna e più c'è la possibilità che le radici e la vite non stia bene, non stia a suo agio praticamente. Quando piove qui, data la conformazione del terreno, le pendenze, l'acqua scola via, no? E questo è importante, insomma. Rende l'idea di quello che è, diciamo, il pendio. E comincia adesso, l'uva comincia l'invaiatura, comincia piano piano la fase della maturazione. La pendenza è un po' un problema, nel senso la vendemmia. Diciamo che allora noi veniamo con un trattore grande e uno piccolo. Quello piccolo lo lasciamo più vicino a noi per scaricare i secchi. Si scarica, ci rovescio dentro quello più grande, che lo lasciamo magari dove c'è uno spazio un po' più esteso, no? Io si vendemmia tutto a mano, manuale. I prodotti di collina si distinguono e emergono subito, diciamo, dal corpo, dalla sapidità, dalle caratteristiche organolettiche, subito. Cioè, non c'è storia. Zappiamo le viti piccole, magari in primavera rivoltiamo le zolle. Delle viti piccole se no tagliamo, semplicemente tagliamo. Da quanti anni è? 80 sicuro. E un'altra, eccola là, guarda che grossa, guarda che ceppo. La famiglia da quanto tempo sta qua? La nostra famiglia, da noi, la casa Costepiana è da 94. Questo la rifermentazione in bottiglia praticamente. La parte zuccherina è composta da mosti, insomma, da altro tipo di mosti, insomma. E che è aggiunta nella seconda rifermentazione. Noi imbottigliamo ad aprile, quando comincia ad esserci il tepore, i lieviti riprendono la fermentazione naturale nella vasca, nella cisterna. Appena prima che cominci, noi imbottigliamo subito il vino, senza aggiunta di altro, insomma. Questo è Costepiana.